come regista, l'unico consiglio che vorrei dare è essere vero, dire la verità, proprio fin dall'inizio, proprio dall'inizio. Tu devi convincere qualcun altro che il tuo lavoro è buono, che la tua idea è buona. E poi circondati di persone abili, di persone brave. Non c'è nessun regista che non potrebbe beneficiare di un buon montatore, di un buon direttore della fotografia. D'altronde voi sicuramente avete letto, questo è un prodotto che ha avuto una lunghissima gestazione, dal momento in cui il regista ha deciso di farlo e si è messo d'accordo con l'Orfu, sono passati 7 anni per metterlo insieme, per trovare tutti i documenti, e vedete che effettivamente è una storia assolutamente pazzesca, incredibile. La vocazione del Bifest è quella dello sguardo, diciamo, retrospettivo, che incontra un grandissimo pubblico, a dimostrazione che il pubblico è molto interessato. La mostra prende la collezione della Mediateca Regionale Pugliese. Oggi noi retrospettivamente possiamo scoprire quanto ci fosse di americano già nell'Hank tedesco. Come oggi abbiamo visto, rivedendo i ragni, dove abbiamo una sorta di Indiana Jones ante litteram. Lavorare con Ermanno Olmi è stato un grande momento della mia vita, sia professionale che personale. Mi ha dato tanto, mi ha insegnato tanto. Già il fatto di poterlo osservare nella trincea, insomma, lavorare, disegnare, preparare gli sketch, cambiare la sceneggiatura, già questo è stato una grandissima occasione. Perché dicono veniamo tutti in Puglia a girare? Perché c'è un'accoglienza che è veramente sincera. Sincera e poi tutto molto ben organizzato, ma è proprio come questo territorio accoglie le persone. Quindi è un piacere venire qua. Per me, ovviamente, dopo che sono vissuto a Roma, ho vissuto a Londra, ho vissuto in altre parti d'Italia, ritornare a far vedere il mio primo film a Bari è come un ritorno a quello che ero 15 anni fa, quindi per me, ovviamente ve lo immaginate, è un'emozione
assolutamente straordinario. È un film che metaforicamente parla dell'immigrazione, che parliamo di una realtà distopica dove gli Stati Uniti d'Europa danno un indice di sostenibilità a tutte le persone che sono agli immigrati che vogliono entrare negli Stati Uniti e li respingono se non hanno un adeguato indice di sostenibilità. Storia di un addio tra una madre e un figlio con la speranza di un ritrovarsi, quindi è il tentativo di un recupero di un rapporto che si sta per spezzare. Ne avevo sentito parlare per anni e finalmente torno poi in Puglia dopo aver girato in Puglia, quindi sono contento. Diretto da John Turturro, di cui lui era il direttore della fotografia, e quest'anno il direttore della fotografia, che è anche regista, quindi il regista Pontecorvo, porta avanti un film con John Turturro attore. Un grande passaggio. Secondo me il cinema sono delle domande che ci dobbiamo portare dentro e che dobbiamo risvegliare alle volte. Beh, cercare di realizzare in maniera forse concreta alcuni sogni nostri e di altri, poterli far vedere forse. Fare cinema significa rappresentare quello che si è, mentre vedere il cinema significa in qualche modo introspettare le esperienze degli altri. Questo penso che sia la magia del cinema.